ma come tanti abbiamo tanti, no? E sempre per le esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo Network, oggi abbiamo visto di tutto di più. Siamo quasi a Belluno, al confine dell'Italia con l'Austria, le Alpi, non si capisce niente. Siamo da 2 ore su quest'altra autostrada, abbiamo visto camion della Russia, della Liberia, dell'Ungheria, della Polonia, dell'Albania, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, tutto tranne che camion italiani. Ciao Fiore! A questo punto fra poco arriveremo a Belluno, dove lasceremo delle cose di un amico, siamo a Vivio di Vittorio Veneto qui, e poi ripartiremo per tornare in Calabria. Non so se ce la faremo questa notte a tornare, oggi toccherà dormire da qualche parte, sia al sottoscritto che a Daniele Luttazzi. Daniele, quando è tornato? Buonasera! Quando te lo so, se mi giro da ieri notte a luna, tra l'altro fa 24 ore di cammino interrotto con questo mezzo potentissimo, stiamo spendendo soldi, è tutto schiaro, ma ancora non ci fermiamo, siamo praticamente cotti, ma continuiamo imperterriti, quindi adesso c'è meno traffico, sembra che tanto per l'uno non ci sia nessuno, questa cosa della polizia, no, non è come adesso, e qui comincia a essere stile austriaco, tedesco, quindi sì. Vedete che panorama, pregherei Daniele Luttazzi di inquadrare per bene il tutto. Polizia stradale, controllo elettronico della velocità. Come potete vedere il traffico è molto scarso, ma qui questa mi pare che sia una provincia autonoma, pure questa. La strada è venuta molto bene. Se giustamente tu colpi il bevuto per sorpassare, perché qualche valle con la nostra alimentazione a metà sono quelli che sono, però si fa quel che si può, e guarda questi panorami bellissimi, e poi i nostri amici li vedono su per Radio Cinghiale Stereo Network, il nostro canale preferito, oppure sulle antenne del 2000. Oggi fa molto caldo, ricordiamo che è il 12 di giugno del 2012, adesso dobbiamo prendere qualcosa qui e ripartire immediatamente per tornare verso la nostra amata Calabria. Ma comunque bisogna dire che qui si sta bene, i posti sono belli, devo dire sono dei bei posti, sono anche le gallerie, quindi questa sembra molto lunga, ci infiliamo dentro, i nostri mezzi potentissimi filmano anche in galleria. E fra 30 km dovremmo essere a praticamente questo paese vicino Belluno, ai confini con l'Austria e Greta. Insomma, da questo ieri notte adesso abbiamo fatto più di 1300 euro. Buon servizio, direi. La galleria è molto lunga, come sta filmando un tazzo. Cioè, non diciamo la velocità perché se no ci mollano, niente, diciamo solo siamo a bordo di un mezzo potentissimo e basta. Quasi 5. Beh, possiamo chiudere, ripartiamo dopo quando arriviamo qui a destinazione. Ciao!